Finalmente oggi è uscito l'avviso sul progetto Giovani in Crescita, finanziato dalla Regione Abruzzo con il Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili e un cofinanziamento da parte del mio assessorato. Il progetto prevede di promuovere l'inclusione sociale, però questa volta attraverso un'animazione socio-educativa. Infatti daremo la possibilità di seguire due corsi completamente gratuiti, uno di animazione per la clown terapia, mentre l'altro l'educazione di primo soccorso. Parliamo di due attività importanti perché la prima darà la possibilità di diventare dei volontari del sorriso, mentre la seconda darà la possibilità ai nostri giovani di sapere come comportarsi in momenti di difficoltà, piccola o grande che sia, e quindi chissà, essere protagonisti e salvare una vita umana. Non solo, grazie a questo finanziamento siamo riusciti a potenziare l'Informa Giovane Comunale, dove all'interno ci sarà un volontario del Centro Servizi Volontariato Abruzzo e saranno lì a disposizione dei nostri ragazzi per dare le giuste nozioni sulle due attività previste. E infine daremo la possibilità a tutte le scuole, ai ragazzi dai 14 ai 19 anni, di seguire all'interno della propria scuola dei corsi di primo soccorso, ma anche sulla sicurezza stradale. Quindi oggi invito tutti i ragazzi dai 18 ai 35 anni a partecipare all'avviso. Si darà la possibilità per 20 ragazzi per l'attivazione del clown terapia, mentre di 15 ragazzi per l'educazione di primo soccorso.